Siamo a Senigallia, ospiti dell'Hotel Cristallo, un bellissimo location di fronte alla rotonda di Senigallia, e con noi c'è Anna Fata. Continuiamo a parlare nella rubrica del benessere, il cibo e la connessione delle due cose. Una cosa che a me interessava era sapere perché avendo periodi di stress, poi magari uno tende a ingrassare, e in altri periodi sempre di stress, a volte anche maggiori, si mangia di più ma si dimagrisce. Puoi dirmi i motivi? Dunque, allora, il metabolismo è un grandissimo mistero, nel senso che comunque sia ciascuno di noi ha il suo metabolismo, quindi in questo senso trovare delle regole che valgono per tutti, delle risposte che valgono per tutti è assolutamente impensabile. Allora, sicuramente lo stato emotivo influenza la scelta di alcuni cibi che possiamo prediligere in quel momento oppure no. E allo stesso modo le scelte alimentari influenzano lo stato emotivo. In realtà anche, per esempio, l'essere donna o l'essere uomo influenza le scelte alimentari e quindi di conseguenza lo stato emotivo. Facciamo degli esempi. In dei momenti, appunto, come dicevi tu, di particolare tensione, a volte magari di nervosismo, possono indurre a mangiare di più, a mangiare più velocemente e a scegliere alcuni tipi di cibi, in genere cibi abbastanza croccanti, duri, dal sapore deciso, per lo più salati. Quando però lo stress comincia a diventare molto forte, ma veramente tanto forte, che magari per esempio può generare disturbi d'ansia piuttosto che insonnia, eccetera, allora a quel punto spesso e volentieri ci si blocca anche lo stomaco e quindi si tende a mangiare di meno, e quello che si mangia, dato che il metabolismo in quei momenti risulta accelerato, si bruciano più calorie. Ecco perché in quei casi si può addirittura arrivare a dimagrire. E invece l'uso di sostanze, non dico particolari, ma la cioccolata piuttosto che il caffè, cose che dicono che comunque la cioccolata che faccia bene all'umore, o il caffè che comunque acceleri anche un pochino il metabolismo. E queste sostanze qui comunque in alcune diete sono espressamente vietate. Te consigli di non utilizzarle, o comunque, anche se in piccole parti, di usarle? Ecco, anche qui io sono piuttosto contraria alle regole ferree, quindi ai divieti oppure appunto all'obbligo di consumare alcuni alimenti piuttosto che altri. Io credo che prima di tutto, come dicevamo la prima volta che abbiamo iniziato a affrontare questa tematica dell'alimentazione, io credo che prima di tutto si debba imparare sicuramente a conoscere gli alimenti e i principi nutritivi e le corrette associazioni, ma si deve imparare ad ascoltare il proprio organismo, le proprie necessità momento per momento. Prendiamo l'esempio appunto del caffè. Un caffè ogni tanto ce lo si può anche concedere, per carità, è un piacere, perché no? L'argomento cioccolata. Allora, il cacao, ormai le ricerche, quelle più moderne, dicono che il cacao, quello puro, quindi quello senza zucchero, senza grassi aggiunti, eccetera, è profondamente benefico per il metabolismo, sia per lo stato dell'umore, sia per il buon funzionamento cardiaco. Ecco, quindi, per cui state alla larga da tutti i vari cioccolati lavorati, aggiunti di grassi non sani, eccetera, zucchero, ma il cacao via libera, altro che. Bene, per ora ti ringraziamo, grazie Anna, alla prossima. Grazie a voi, alla prossima e buon cibo.